Giro della Val d'Aosta vincendo il Gran Premio della Montagna, poi l'anno scorso è ritornato, ha fatto secondo al Mondiale di Mendrisio Betancourt, l'anno scorso è ritornato, ha vinto il Giro B alla grandissima, quest'anno al Mondiale, ha corso il Mondiale Under 23 proprio con la sua nazionale Colombia, è stato protagonista di un attacco, naturalmente sappiamo bene che il percorso di quest'anno non permetteva nulla di più che un breve attacco. E intanto qua le possenti pedalate di un Zeitz, Andrei Zeitz, che prova ad andare all'inseguimento dei due. Continua l'azione di Betancourt e di Zauk che si stanno dividendo la fatica in parti uguali, sentono, annusano la possibilità di arrivare in fondo alle rampe, all'ultima scalata del San Luca, con un vantaggio che gli potrebbe consentire di giocarsi la vittoria in questa importante manifestazione, in questa che è una delle più importanti gare del finale di stagione, giunta alla 94esima edizione, il Giro dell'Emilia. In questo tratto, in falsopiano, è proprio Zaug che fa l'andatura, bella la pedalata del giovane Betancourt che si volta per cercare di capire com'è la situazione alle spalle della coppia di testa, continuano di comune accordo, mentre qui Zeitz tenta di recuperare il ritardo. Alle loro spalle il gruppo, alle spalle dei due, alle spalle di Zeitz c'è un gruppo di corridori che nell'ultimo passaggio al San Luca era composto da una trentina di elementi, quindi la situazione è in continuo sviluppo, ricordiamo che un giro è lungo 9 km e 300 metri, quindi siamo all'incirca meno di 7 km dall'arrivo per la coppia di testa. Oliver Zaug e Betancourt, li vediamo in piedi sui pedali, una bella pedalata per entrambi i corridori, un'azione coraggiosa, poi entrambi all'unisono si voltano per controllare la situazione alle loro spalle, naturalmente non c'è l'ausilio delle radioline e quindi questo complica un po' le cose per i corridori perché non sono informati prontamente del loro vantaggio nei confronti di chi li insegue. Pedalata un po' più faticosa invece, quella che mette in mostra il ragazzo della Stana. Quando la nostra telecamera si gira per capire cosa sta accadendo alle spalle, non scorgiamo l'avanguardia del gruppo inseguitore. Questo vuol dire che dietro c'è indecisione, questo vuol dire che ci sono delle possibilità per i corridori davanti. Infatti Radio Corsa ci comunica che è salito a 30 secondi il vantaggio della coppia di testa sul gruppo. Tra la coppia di testa e il gruppo, ricordiamo, c'è sempre il portacolori del team Astana, Andrei Zeitz, che sta tentando di recuperare, però una situazione che in questo momento sta avvantaggiando appunto la coppia di testa, che ha a questo punto la possibilità di arrivare a due dall'arrivo quando inizierà l'ultima scalata al colle di San Luca, con un vantaggio che gli permette appunto di gestire la scalata, quindi una situazione che si sta rivelando molto molto interessante. E tra l'altro il gran parte del loro vantaggio l'hanno costruito in discesa, perché ricordiamolo ai nostri telespettatori, l'ultimo passaggio i due avevano un vantaggio nei confronti del gruppo da quale poi è uscito il kazako Zeitz di soli 8 secondi. Poi hanno iniziato a incrementare il loro vantaggio proprio in discesa, segno che dietro non c'è accordo oppure che hanno sottovalutato l'azione dei due. Dietro non c'è accordo e soprattutto manca in questa fase finale una squadra che abbia la forza di prendere in mano la situazione. Quello che ha fatto il lavoro, il grande lavoro che ha fatto finora la Liquigas Cannondale, probabilmente non sono più in grado di farlo. Sia Ivan Basso sia Vincenzo Nibali vogliono tentare di giocare le proprie carte su questo arrivo. Non sappiamo, perché non abbiamo immagini in questo momento di ciò che sta accadendo dietro, ma la Liquigas Cannondale è probabilmente l'unica squadra che avrebbe potuto e che ha la possibilità di prendere in mano la situazione, però per scelta non lo stanno facendo. Davide Rebellin è rimasto solo Stefan Schumacher è lì, ma in questo percorso non ha certamente la possibilità di dargli una mano. Anche il team Rabobank è ben rappresentato, ricordiamolo, con Mollema, con Barredo che abbiamo visto più volte all'attacco, Lorenz Ten Dam l'abbiamo visto faticare sulla salita di San Luca, quindi probabilmente non può dare un grosso apporto. Tutto ciò è una situazione a vantaggio della coppia di testa che vediamo inquadrato. Tra l'altro Betancourt, lo ricordavamo, 3 vittorie l'anno scorso al Giro Bio, 2 vittorie di tappa e la classifica finale, per lui
non è ancora arrivata la vittoria da professionista, così come non è ancora arrivata la vittoria da professionista per Oliver Zaug. Dietro il gruppo, nel gruppo quindi va segnalato che non c'è la presenza neanche di un altro atteso protagonista di questa gara, ovvero El Purito o Joaquim Rodriguez. Intanto pedala ciondolando molto con la testa il kazako Zeitz, che praticamente in questo momento si trova un po' nel limbo, in una terra di nessuno, davanti questi due corridori e dietro al gruppetto di cui fa parte anche Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali fa parte anche Ivan Basso del gruppo degli inseguitori, quindi i due alfieri della Liquigas. C'è anche Moreno della Catiuscia, Moreno Silvio, che abbiamo visto pedalare bene anche alla Coppa Sabatini, dove è arrivato sul podio terzo. E naturalmente c'è Davide Rebellin, vincitore qua al Giro dell'Emilia nel 2006. L'anno scorso, lo ripetiamo, ha vinto Robert Gesink. Comunque un grande albo d'oro per il Giro dell'Emilia, tra l'altro anche il nostro ormai collega Davide Cassani ha iscritto il nome nell'albo d'oro in quella che era la sua corsa di gara, visto che Davide è di Solarolo Faenza. Opportuna la scelta, la decisione di Carlos Alberto Betancourt, che ha lasciato al più esperto svizzero Oliver Zaug la responsabilità di condurre in discesa. Qui termina la discesa, breve tratto in pianura per poi arrivare velocemente ai due finali dove inizierà la salita. Ha lasciato il giovane Betancourt proprio la responsabilità sulle spalle di Oliver Zaug, che si sente certamente bene, ma non vorrei che avesse sottovalutato le capacità del giovane colombiano, che sappiamo in salita saper andare molto forte. Si mantiene ancora a ruota appunto Betancourt e staremo a vedere cosa si inventerà non appena inizieranno le dure rampe del San Luca, ricordiamolo, che verranno affrontate per l'ultima volta. Allora, 18 secondi il vantaggio dei due nei confronti di Zeitz, però del gruppo non vi è ancora traccia. Eccolo qua il kazako che pedala solitario. Questo è il passaggio sotto il meloncello ed è l'ultima salita, gli ultimi 2 chilometri e centinaia di metri che devono affrontare i due. Sempre ecco qua decisione. Zaug davanti a fare lui l'andatura con Betancourt, vediamo se è riuscito con questa accelerata. Intanto Zeitz prende adesso la salita con Betancourt che affianca praticamente a metà bicicletta il collega svizzero, segno che vuol dimostrare anche a... Ecco qua il momento in cui proprio Betancourt prova ad allungare nei confronti di Zaug, vediamo se ci sarà la reazione dello svizzero. Nel tratto iniziale della salita, che è anche uno dei più duri, vantaggio subito di 15 metri per Betancourt. Silvio, credo abbia sottovalutato Zaug la capacità di Betancourt, mentre questo è il gruppo e mi sembra ancora Gianluca Brambilla a tentare di fare la selezione. Comunque 30 secondi di vantaggio comunica Radio Corsa, 30 secondi di vantaggio della coppia di testa sull'avanguardia del gruppo. In questo momento abbiamo visto Fabio Fellini, il giovane Fabio Fellini, che tenta anche lui di sorprendere il gruppo. È un'azione soprattutto così che non darà frutti, perché è difficile per Fabio Fellini continuare con questo ritmo. Vediamo Ivan Basso in prima posizione del gruppo, mentre continua l'azione di Carlos Alberto Betancourt, che sta mettendo sempre più margine tra sé e lo svizzero Zaug. Allora, situazione in corsa: primo solitario in questo momento Betancourt, alle sue spalle Oliver Zaug, poi c'è Zeitz, a ridosso di Zeitz c'è il gruppo. Intanto è Ivan Basso davanti al gruppo a fare l'andatura e Fellini sta per essere aggiunto proprio dal gruppo sotto la spinta, sotto la frequenza di pedalate di Ivan Basso. Fabio Fellini comunque sta dimostrando una grande caparbietà, c'è anche Pozzovivo nelle prime posizioni. Ecco qua la coppia d'oro della Liquigas Cannon, del Vincenzo Nibali e Ivan Basso. Betancourt un gran bel vantaggio nei confronti di Zaug, ha guadagnato ancora, siamo a un centinaio di metri adesso. Una decina di secondi il vantaggio del giovane colombiano sul più esperto Oliver Zaug, lo svizzero che ha a mio avviso sottovalutato le potenzialità
del giovane dell'Acqua e Sapone, che con uno scatto perentorio ha subito messo un margine di tutto rispetto tra sé e l'avversario, e continua in questo che è uno dei tratti più impegnativi a saltellare sui pedali come fanno i grandi scalatori. Bella l'azione del giovane colombiano. Va via bene, va via leggero, intanto Ivan Basso a fare il ritmo, dietro di lui c'è Vincenzo Nibali, poi vediamo anche Rebellin sempre presente, c'è anche Moreno intanto sul pezzo durissimo, ultimo chilometro per Betancourt, che per due o tre pedalate l'abbiamo visto un po' impastarsi, poi invece ha ripreso con una buona linea, controlla dietro la situazione, ancora un gran bel margine di vantaggio nei confronti di Zaug, se mantengono quella inquadratura vedremo sbucare il gruppo, che il gruppo però è ancora dietro, vedi, non sono ancora ricomparsi all'ultimo chilometro il gruppo. Zaug ha un ritardo adesso di 150 metri, c'è Nibali adesso, non c'è più Ivan Basso ha mollato. Vediamo anche Duarte della Geox, ecco Moreno con Mollema della Rabobank, Rebellin è lì, tiene duro Nibali, vuol prendere la ruota, e intanto anche Rodriguez abbiamo visto della Katiuscia lì davanti, quindi segnalazione errata quella che c'era stata fornita. Eccolo qua proprio Joachim Rodriguez con Vincenzo Nibali, non era Moreno, era Rodriguez, Rebellin e Rigoberto Urán con la maglia nera del team Sky in quarta posizione in questa inquadratura. Ricordiamo che davanti a questi è rimasto solo Oliver Zaug e Betancourt, perché Zeiss, il kazako, è stato raggiunto dal gruppo. Capiscono i grandi che la corsa sta sfuggendo di mano, stanno raggiungendo Zaug, ma di Betancourt ancora non riescono a vedere la sagoma. Il giovane colombiano è lanciato verso questa importante vittoria, la sua pedalata è ancora una pedalata molto molto fresca. Pedala bene, pedala giovane, può anche respirare in questo tratto, perché qui può veramente respirare e tirare il fiato. Intanto ancora di grigna i denti Zaug, non vuole mollare quei 5 metri di vantaggio nei confronti del gruppetto seguitore con Nibali, Mollema, Rebellin, abbiamo visto anche Domenico Pozzovivo della Colnago, intanto pedala forte, buona frequenza, mentre sono troppo larghi sul manto stradale, no Silvio? Assolutamente, sono aperti, hanno rinunciato, sono lì che si guardano per un piazzamento, ormai irraggiungibile il giovane colombiano lanciato verso questa importantissima vittoria. Intanto Zaug approfitta proprio del rallentamento, lo stavano praticamente prendendo, ha preso ancora lena e vigore la sua azione, intanto 250 metri per Betancourt, che sta a 350, scusate, per Betancourt, si volta, vuole rendersi conto di qual è la sua situazione, forse non ci crede, l'emozione anche per questo giovane colombiano, sarebbe la sua prima vittoria da professionista. Betancourt ancora lui a pedalare bene, facile, anche se qua la strada si è nuovamente impennata, ma adesso avrà 150 metri, 200 metri quasi in pianura, almeno dopo le pendenze superate Betancourt gli sembrerà pianura. E qua un grande vantaggio, ormai Silvio si può dire ce l'ha fatta Betancourt. Ormai ce l'ha fatta, è irraggiungibile, dietro si lotta per la seconda posizione. Allora si può gustare gli ultimi 100 metri, se lo ricorderà a lungo questo arrivo Betancourt. Intanto è Nibali che hanno ripreso Zaug, Nibali prova lo scatto, si segna Betancourt, due braccia al cielo, prima vittoria per il giovane colombiano dell'Acqua e Sapone, grande vittoria per lui. Vediamo adesso qua il sprint con Rigoberto Urán, Mollema e Rebellin che sono partiti per lo sprint. Abbiamo visto anche Niemec della Lampre ISD con Mollema che affianca e va anche lui a sollevare le braccia, Silvio. Ma non ne possiamo proprio più. Davanti a Rigoberto Urán, tra l'altro, incredibile. È impossibile, siamo di fronte a corridori ormai di provata esperienza. Ridategli le radioline a questo punto, almeno per dirgli l'ordine d'arrivo. La cosa curiosa è che Rigoberto Urán, che l'altro giorno ha commesso un errore ancora più pacchiano, diciamo così, andava appunto a redarguire Mollema, che non si era accorto di lottare solo per la seconda posizione, ecco, mentre sta arrivando Ivan Basso. Con Canuti Ivan Basso, intanto avevamo visto arrivare anche Moreno, e qua puntualissima la grafica ci dice del decimo posto di Vincenzo Nibali, il nono di Zaug, Pozzovivo ottavo, Chiarini settimo, intanto stanno arrivando Schumacher e Fabio Felline.
e la prima posizione quindi di Carlos Alberto Betancourt, questo ragazzo, lui ha una bellissima storia, tra l'altro ce la raccontava proprio Gini durante i mondiali, questo ragazzo che praticamente ha lasciato la Colombia per venire a correre in Italia. Lui con i primi soldi guadagnati ha mandato subito i soldi alla sua numerosa famiglia, lui ha 5 fratelli.